Beh, il turismo sostenibile, il turismo enogastronomico, esperienziale, legato all'arte, alla cultura dei territori, è il turismo che può rilanciare con forza il nostro mezzogiorno. La conferenza a Napoli, con il contributo di sindaci come il sindaco di Agrigento dalla Sicilia, come il sindaco di Procida, capitale della cultura, il sindaco di Matera, città capitale della cultura europea, e anche l'assessore di Taranto e altre persone, voleva essere ed è stato un momento di confronto con l'Università Federico II di Napoli, il più grande ateneo del Mezzogiorno, per rilanciare che cosa? La nostra capacità di una grande trasformazione ecodigital, trasformazione ecologica, trasformazione digitale, e un turismo che sia sostenibile ma che abbia anche una grande capacità di innovazione. Questo noi dobbiamo realizzare e ci siamo dati appuntamento per una serie di iniziative nel nostro Mezzogiorno e sicuramente anche in Sicilia. Oggi siamo qui a Napoli, invitati dal ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, un seminario sull'arte, cultura, cibo. Naturalmente Agrigento non poteva mancare per le sue tradizioni enogastronomiche. Abbiamo anche presentato, grazie al direttore La Gaipa, la Costa del Mito, e da Selinuntagela, con i nostri siti archeologici. Abbiamo presentato anche le nostre produzioni agricole, abbiamo presentato anche i nostri prodotti. E perché noi abbiamo anche preannunciato la candidatura di Agrigento come capitale della cultura 2025. Un incontro proficuo, siamo stati assieme al sindaco di Procida, attuale capitale della cultura, abbiamo avuto degli incontri interessanti, penso che questo è il preludio per un grande futuro per la nostra città di Agrigento.